Ci volevano fottere i gobbi. Proprio a noi volevano fottere. Va bene che non è che siamo il fiorfiore della società, però venire così spudoratamente a volerci fottere, raga, mi sembra una cosa un po' assurda. Oggi non serve Pennarello perché non c'è nulla da cancellare. Però questa notizia dei gobbi mi ha lasciato scioccato. Ho detto, come cazzo si fa a presentarsi a una società come la nostra a farci questa offerta? Che adesso vi racconto, ma però prima iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un pollice in su al benzinero. Soprattutto se anche voi pensate che quello che ci hanno detto, che l'offerta che ci hanno fatto è una cagata, se è per voi una cagata, pollice in su. I gobbi si sono presentati a casa Milan facendo codesta offerta, uno scambio alla pari. Loro ci davano, visto che noi siamo in difficoltà, ci mancano i centrocampisti, allora ci davano McKean e volevano Kalulu. Cioè voi volete venire a prendere Pierino la peste, Kalulu, un grande giocatore che diventerà ancora più grande, anche se ieri con la Francia ha fatto una cazzata, ha causato il rigore, la Francia è stata eliminata dall'Ucraina, e mi volete dare sto bidone a me che sono già pieno di bidoni. E dopo che cazzo me ne faccio di McKean? Cioè tu vieni a prendere una mia pepita per darmi McKean. È come, paragone, se tu vieni a casa mia, vuoi il mio caviale pregiato e mi vuoi portare i bagoli di coniglio. Perché questo è McKean, bagoli di coniglio. E infatti è stata subito rifiutata questa offerta. Gobbo, ti vedo un po' messo male anche a te. Quest'anno non riesci più a fare il mercato che hai sempre fatto negli anni, ah? Forse perché non hai gonfiato il bilancio quest'anno? O non hai fatto con i tuoi amichetti delle plusvalenze fasulle e quindi devi fare come facciamo noi, poveri disgraziati, che dobbiamo centellinare gli acquisti, gli euro, dobbiamo guardare il 50 centesimi per prendere un cazzo di giocatore? Vi vedo conciati proprio come siamo conciati noi, i cugini e tutti gli altri. Capitolo Frattesi, perché oltre allo scambio con Kalulu dei gobbi c'è questa questione Frattesi, dove per abbassare il costo del cartellino di Frattesi si vuole inserire Pobega, che ci può stare, raga, anche se a me piace Pobega, ci può stare, però a determinate condizioni. Non è che tu valuti 40 milioni Frattesi, che per me sono un'esagerazione, e poi il mio Pobeghino lo vuoi valutare 10, 12, 13, perché così non va, così non mi sta bene. Perché io sono convinto di questa cosa, raga. Pobega, se avesse avuto un allenatore che non è Pioli, un allenatore non innamorato perso di Krunic, avesse trovato molto più spazio, o almeno lo spazio che ha trovato Krunic in questo Milan, oggi avevamo un signor giocatore, perché Pobega l'ha dimostrato nello Spezia, nel Torino, è uno che vede la porta, è un combattivo, è un lottatore, è un gran giocatore. Per me può diventare un gran giocatore. Vi dico una cosa, che se finisce al Sassuolo, fra un anno, massimo due, Carnevale lo vende a 30-35 milioni. Quindi, capito com'è la storia. Quindi se dobbiamo fare questa cosa, io ti do Pobega e al massimo 15 milioni, se no tienitelo il tuo cazzo di Frattesi, non ci serve, perché è super ipervalutato. Dopo è forte, più forte di certi giocatori che vengono accostati oggi al Milan, tipo Musa. Detto questo, si apre una settimana caliente, calda, perché manca una cazzo di settimana al ritiro, quindi una settimana dove il Milan dovrà fare diverse operazioni di mercato, e non operazioni così micio micio bau bau, perché dobbiamo partire subito carichi in questo ritiro. Io mi aspetto davvero tanto in questa settimana,
mi ha messo Pioli in prima pagina la Gazza dello Sport, perché raga, Pioli deve amalgamare una rosa che per il momento, però a oggi, guardavo ieri su calciomercato.com, fa vedere la probabile formazione del Milan con ovviamente Magic Mike, Hernandez, Tomori e Kalulu. Tomori, chi è? Sulla destra Calabria, poi Messias, Krunic e adesso mettono Benasser o Loftus-Cheek. Giocherà Loftus-Cheek, metto le mani nei capelli, un altro anno con Krunic. Leao dietro le punti dei cateteri e davanti Giroud. Squadra da conference per il momento. Per me, il momento, siamo una squadra da conference. È per questo che dico, si accende una settimana davvero importante per quanto riguarda il mercato in entrata. Però capisci bene che se tu per prendere un Pulisic gli offri 15 milioni, so anch'io che poi la trattativa dura 2 anni e mezzo, un parto. È naturale, cioè il mercato è fatto per chi ha il grano. Se vogliamo velocizzare bisogna andare anche a fare proposte serie, così come Chukwueze ha un costo, se non te lo puoi permettere vira su altro. Io spero di chiudere immediatamente per Reinders, che così almeno si parte, quando si fa le partitelle, le amichevoli, si comincia a amalgamare la coppia Loftus-Cheek Reinders. Poi però ne vorrei uno davvero forte e la certezza, come ho sempre detto. E sulla destra non vorrei che si parla di Pulisic, si parla di Chukwueze, di grandi giocatori, e poi mi arriva Traoré, perché se no è naturale che mi gira un po' il cazzo, ma è quello più papabile visto che è a zero, raga, Traoré, il butta fuori. È quello che è la mia paura, che poi si è passati un mese a fare tutti questi nomi e poi mi arriva sto cazzo di Traoré a gratis, come niente di più facile che sarà. Mi fanno perdere il filo del discorso qui al Benzinero Stadium, perché poi siccome sapete qua siamo in diretta. Detto questo, raga, per concludere il discorso, mi aspetto anche un difensore, perché centrale, perché l'anno prossimo con Pierino Kalulu vorrei farlo giocare sempre sulla destra al posto di Davidino Calabria. Il mio bel Tomori, Chav, quando serve Kier, però ce ne serve un altro di difensore, più il sostituto ovviamente di Theo Hernandez, perché a me sballo, non piace neanche un po'. Raga, sempre forza Milan, se ci saranno delle novità ci vediamo in giornata, se no ci vediamo domani, pollice in su al Benzinero.